La prima lettura l'era fatta da un collega, un grande amico, che ha lavorato per molti anni qui a Padova, dove ha fatto anche parte della sua formazione, e una parte della sua formazione l'ha fatta anche in posti in cui sono stato io, come il Guatemala, poi lui ha approfondito a Toronto, quindi in grossissimi centri, e ora lavora in un prestigioso centro italiano che è l'IRCCS Policlinico San Donato, dove insieme al gruppo del dottor Giamberti rappresenta uno dei poli più importanti a livello italiano per il trattamento delle cardiopatie congenite. Mauro Loritoggi ci presenterà un qualcosa di particolare che comunque fa parte della loro esperienza, visto che comunque accolgono anche molti pazienti che arrivano tardivamente con delle cardiopatie congenite che noi siamo abituati a trattare nel periodo neonatale, per cui Mauro ci presenterà questo topic che è una late presentation of DTGA IVS, how to manage a deconditionated LV. Mauro, a te la parola. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio il professor Vida e Alvise Guariento per l'invito. Per me è un onore essere di nuovo tra amici a Padova, visto appunto che ho fatto sia l'università che la scuola di specialità. E la presentazione di oggi, come ha detto Vladimiro, volgerà su un tema un po' raro in Europa o nei mondi sviluppati, ma che comunque è frequentissimo nei paesi in via di sviluppo o comunque in centri che ricevono pazienti dall'estero in quanto collaborano con nazioni che non hanno accesso alla cardiochirurgia. Però le informazioni che si possono avere dall'esperienza nostra e quella di altri centri possono tornare utile nella pratica di tutti i giorni, perché potrebbero esserci delle TGA che hanno delle controindicazioni a fare la chirurgia nelle famose prime 2-3 settimane per problemi non cardiologici, emorragie o problemi intestinali, e quindi differire la chirurgia a un tempo successivo può far sì che alcuni pazienti anche nelle nazioni più sviluppate, dove c'è una buona diagnosi prenatale, in realtà arrivino al trattamento un pochino più in là rispetto alle canoniche 2 settimane. La mia storia con le TGA, come aneddoto personale, è un po', diciamo così, come una storia d'amore con alti e bassi. È iniziata quando ero in Guatemala. Grazie al supporto di Vladimiro e del professor Stellin sono potuto andare a fare una fellowship con Castaneda, il quale è tra, diciamo così, i capisaldi della correzione neonatale delle trasposizioni. E in Guatemala il dottor Castaneda un giorno mi fece una domanda mentre stavamo facendo il giro del perché non si riusciva ad avere la stessa bassa mortalità che c'era a Boston quando lui lavorava in Guatemala. E così con Juan León, Oscar e Ivan Vides abbiamo riguardato un po' i dati per vedere il motivo di questa situazione, e ne è uscito un lavoro, e sostanzialmente il problema principale per i paesi come il Guatemala era appunto le comorbidità dovute al riferimento tardivo nel centro a causa delle difficoltà diagnostiche della nazione. E ovviamente questo amore con le TGA è andato avanti, e nel 2013 a Birmingham in realtà Bill Brown mi chiese: ma quello che facciamo nelle switch, ponendo una valvola in posizione sistemica, quanto fa durare questa valvola? E riguardando i risultati vedemmo fra i primi che in realtà le valvole aortiche che non risultavano perfette, con una lieve insufficienza o moderata alla dimissione dopo lo switch, in realtà a distanza di una ventina d'anni dall'intervento avevano una progressione dell'insufficienza a livelli moderati abbastanza significativa, come vedete appunto nel grafico. Ovviamente tutto felice di questa mia esperienza, quando ho raggiunto San Donato ho visto l'opposto di quello che ho visto nei centri a livello, diciamo così, di mondo sviluppato, perché qui, avendo collaborazioni con alcuni paesi nordafricani, in realtà la trasposizione aveva un riferimento tardivo, e il motivo principalmente poteva essere o la diagnosi tardiva proprio perché la persona proveniente dalla nazione
faccio un esempio, tunisina, piuttosto che altre nazioni del Nord Africa, non aveva avuto accesso a un'ecocardiografia, o a volte anche per semplicemente motivi burocratici, perché per ottenere l'autorizzazione ministeriale, organizzare il viaggio, eccetera, magari ci impiegavano un paio di settimane e quindi i pazienti arrivavano già con almeno un mese d'età alla nostra attenzione. E la caratteristica unica, ve lo spiego perché così capite la filosofia che c'è dietro a questo tipo di approccio, è che molte nazioni che hanno la collaborazione danno una sola chance a questi bambini di essere corretti, e quindi approcci palliati o necessità di interventi a breve termine non vengono supportati da molte nazioni, quindi questi bambini, se facessero una palliazione, non potrebbero poi tornare per fare la correzione. E quindi come filosofia in questo centro, che è il Policlinico San Donato, per quanto riguarda le TGA, si è sempre abbracciato una correzione primaria o eventualmente un intervento di switch atriale. E i nostri risultati hanno fatto vedere, che erano stati presentati al Congresso Mondiale del 2017, che in realtà la mortalità non era diversa tra chi si presentava tardivamente e chi arrivava all'età giusta a fare l'intervento, fatto salvo un'incidenza quasi doppia dell'utilizzo di ECMO, senza però essere statisticamente diversa, probabilmente per la numerosità campionaria. Questo però non sapevamo che sopravvivevano, ma non sapevamo il perché. E quindi, quando uscì questo lavoro nello stesso anno, che era uno studio multicentrico, che fece vedere che il 45% delle trasposizioni delle grandi arterie nei paesi in via di sviluppo viene corretta dopo il mese di età, abbiamo voluto capire com'era possibile che ci fosse una sopravvivenza, una risposta così buona in termini di funzionalità ventricolare, stando alle conoscenze che in realtà il ventricolo dopo 3 settimane ha già subito un'involuzione sia in termini di massa cardiaca che di funzionalità. L'importanza quindi di questo tipo di operazione è quella di correggere la trasposizione in genere nelle prime 2 settimane per evitare di andare incontro alla perdita, come ho detto, di massa e di funzionalità. E nel mondo sviluppato è circa la metà dei pazienti, in realtà nell'Europa, diciamo così, è circa il 9%, quindi non è proprio nulla, ovviamente non è alta come nei paesi in via di sviluppo, ma c'è ancora una piccola quota di pazienti in cui potrebbe essere interessante sapere come gestire questo tipo di presentazione tardiva. Questo grafico che vedete qui l'ho creato io, ricostruendo da dati di riferimento per quelle che sono la sopravvivenza e i cambiamenti della massa dopo la nascita, sia nel bambino sano che nel paziente con TGA. Giusto per spiegarvelo brevemente, nell'asse alla vostra sinistra c'è la massa, nell'asse alla vostra destra c'è la sopravvivenza attesa, nell'asse orizzontale ci sono i giorni dalla nascita. La linea tratteggiata rappresenta la sopravvivenza di un paziente con TGA assetto intatto in storia naturale qualora non venisse fatto nessun tipo di procedura, e vedete che incomincia a decrescere significativamente dopo 2 settimane di vita, è già al 40, è già al 70% di sopravvivenza. Come potete vedere, c'è una linea parallela quasi, che è questa arancione, che rappresenta la massa del ventricolo sinistro nelle trasposizioni, che alla nascita è un pochino più bassa rispetto al suo valore normale indicato dalla linea blu, però ovviamente vedete che invece di incrementarsi e salire a valori di 55, scende fino a valori di 25 nei primi 10 giorni, e questo è associato appunto anche a un aumento della mortalità. Questo grafico per farvi spiegare come in realtà la scelta di 21 giorni, che può sembrare arbitraria, si basa effettivamente su delle caratteristiche anatomiche e degli adattamenti fisiologici che avvengono nei pazienti con trasposizione. Sostanzialmente, che cosa succede?
la normale caduta delle resistenze polmonari dopo la nascita fa sì che il ventricolo subisca una riduzione dell'afterload, il ventricolo sinistro che nelle trasposizioni è sottopolmonare, probabilmente dico delle ovvietà per molti di voi, e associato a questa perdita di afterload, che determina un'involuzione sia in termini di spessore che di massa a livello ventricolare, vi è anche un'esposizione cronica del miocardio all'ipossia, che causa in realtà una perdita sia dei miociti che un'insorgenza di fibrosi. E molto interessante è questo studio pubblicato dal gruppo indiano guidato da Bisoi, in cui hanno fatto un'analisi a microscopio elettronico dei ventricoli sinistri nelle trasposizioni che arrivano adeguati alla trasposizione indicato qui in alto, e potete vedere che sono presenti le classiche strutture del miocardio, le bande Z, ci sono dei mitocondri rotondi e il citoplasma non presenta vacuoli, cosa che invece è presente nel miocardio decondizionato, in cui si ha una perdita completa delle bande Z, vedete che non c'è più la stessa struttura regolare, vi è la presenza di vacuoli citoplasmatici e i mitocondri assumono delle forme sostanzialmente ellittiche, manifestazione del danno che hanno subito, e vi è una deposizione di collagene. Quindi questa involuzione non è solo una perdita, diciamo così, di funzionalità, ma è una perdita anche di qualità del miocardio. Per capire quando un ventricolo si presenta in maniera decondizionata, non vi è solo l'età, ovviamente va considerato sopra i 21 giorni, ma va fatta un'attenta valutazione ecocardiografica che, oltre alla definizione anatomica del tipo di trasposizione delle anomalie coronariche, vanno fatte delle misure un pochino più particolari che servono appunto a fare la valutazione della massa, che viene fatta in ecocardiografia con due metodi, che poi vedremo, dello shift del setto in cui il ventricolo destro, che ha una pressione più alta nelle trasposizioni a setto intatto non corrette rispetto al ventricolo sinistro che è sottopolmonare, e poi la forma a banana del ventricolo sinistro, sempre dovuta a questo shifting del setto in cui il ventricolo destro schiaccia il ventricolo sinistro, e anche la stima di questa geometria del ventricolo sinistro, che viene stimata in realtà in una maniera diversa rispetto allo shift del setto e della forma della banana del ventricolo. Fattori importanti che vanno presi in considerazione per il capire quanto questo ventricolo ha perso di funzionalità e si è decondizionato è la presenza di un difetto interatriale, in quanto un difetto interatriale con una restrizione moderata è un fattore favorente il mantenimento della massa, cioè il fare un rushing in età neonatale espone i pazienti che si presentano tardivamente ad avere un ventricolo maggiormente disfunzionante rispetto a chi in realtà ha un difetto interatriale restrittivo. E poi la presenza di un dotto arterioso che permette di mantenere l'afterload ventricolare un po' più alto, perché non facendo abbassare completamente le resistenze polmonari permette appunto di mantenere il ventricolo un pochino più trainato. Velocemente la massa può essere stimata con due metodi, uno è il TACLES e l'altro è la misura dell'area lunghezza. Sono delle formule un po' complesse, ma sostanzialmente danno una stima della massa del ventricolo. Vi è una leggera differenza tra le due, ma poi vedrete, sono in realtà adeguate entrambe a stimare la massa ventricolare. Faccio un esempio dello shape a banana del ventricolo. Questo ventricolo destro, ovviamente, questo ventricolo sinistro. In una trasposizione, come vedete, i ventricoli sono schiacciati dal ventricolo destro, che fa sì che il ventricolo sinistro venga schiacciato e assuma questo aspetto un po', diciamo così, a banana. Per quanto riguarda invece la geometria, viene, invece che essere valutata in una forma, diciamo così, dell'asse lungo ventricolare, viene valutata in asse corto, in una proiezione sottocostale a fine sistole, e si stima come rapporto
tra i due assi del ventricolo principale, del ventricolo sinistro ovviamente, che sono l'asse laterolaterale e laterolaterale e anteroposteriore, e questo rapporto su un paio di studi, e poi sono stati presi in maniera diciamo così valida da tutti gli altri. Se il rapporto è inferiore a 2, la geometria è favorevole, perché ovviamente il setto non è shiftato completamente a sinistra. Tra 2 e 3 è accettabile, e ovviamente maggiore di 3 non è favorevole per un trattamento primario con uno switch. A questo, giusto per farvi un esempio di una geometria, come vedete, una TGA con una contrattilità buona e un rapporto minore di 2, una geometria moderata, vedete che già il setto sta avendo uno shift, il ventricolo è schiacciato cambiando i propri diametri. E infine un esempio di una geometria non favorevole che frequentemente noi vediamo, vedete un ventricolo che praticamente quasi perde la sua cavità durante la contrattilità perché è schiacciato dal ventricolo destro. Questi parametri sono tutti considerati rilevanti per stimare quello che sono le indicazioni al come trattare la presentazione tardiva, e le linee guida dell'Associazione Europea di Cardiochirurgia e dell'APC dicono che in realtà è raccomandata la correzione in tutti i pazienti fino alle prime 3 settimane di vita, va considerato lo switch primario fino a 60 giorni di vita, avendo comunque il backup dell'ECLS, cioè dell'ECMO nel post-operatorio per via della disfunzione che possono avere. Leggendo nel dettaglio, in realtà dicono anche un'altra cosa: questi pazienti che hanno questa indicazione 2B di fare uno switch primario tardivo, in realtà se presentano le caratteristiche che vi ho indicato prima, cioè la massa inferiore a 35 grammi in una massa ridotta, più di 3 settimane, il ventricolo a banana shape o la presenza o l'assenza di un dotto o un'ostruzione all'efflusso sinistro che mantenga il ventricolo buono, in realtà dovrebbero andare incontro a un switch operation in 2 stadi. Che cosa vuol dire? Vuol dire fare un primo stadio in cui si fa un training del ventricolo sinistro per fargli recuperare massa, e successivamente si fa uno switch a distanza, vedremo poi, o breve di 10-15 giorni o a distanza di mesi. Quindi possiamo brevemente riassumere un diagramma in cui la trasposizione, se ha più di 21 giorni, deve fare la valutazione della massa e della sua morfologia ventricolare sinistra, e se questa è inadeguata, cioè inferiore a 35 o non ha un'anatomia favorevole, le linee guida direbbero di fare un retraining del ventricolo sinistro con appunto queste due opzioni di switch in 2 stadi. Noi in realtà abbiamo adottato da sempre lo switch con primario, con il supporto o meno dell'ECMO, e poi vi farò vedere alcune cose interessanti di questo tipo di approccio. Ovviamente, anche se è un po' storico, però l'opzione dello switch atriale è sempre un'ottima opzione, perché ha una bassa mortalità, permette a questi pazienti di uscire dall'intervento. Ovviamente pagano un outcome a lungo termine peggiore, perché hanno una maggiore incidenza di aritmie e ovviamente di disfunzione del ventricolo, in quanto viene tenuto il ventricolo sinistro in posizione sottopolmonare e il ventricolo destro come ventricolo sistemico. Quello che è il concetto del retraining, che in realtà è un intervento non semplicissimo, sostanzialmente questi ventricoli disfunzionanti bisogna andargli a creare un overload di pressione, un afterload pressorio, posizionando un bendaggio, e quindi va bendata l'arteria polmonare che sorge dal ventricolo sinistro disfunzionante, cercando di raggiungere, e non sempre è possibile, un rapporto tra le pressioni del ventricolo sinistro e del ventricolo destro circa del 65. Questo comporta una desaturazione del paziente, perché la TGA già ha una relativa desaturazione, e quindi bisogna aggiungerti uno shunt sistemico polmonare che non solo aumenta la saturazione, ma aumenta anche un po' il sovraccarico di volume
favorendo quindi i due fattori che servono per fare il rimodellamento, quindi non solo l'aumento pressorio, ma anche un po' di sovraccarico di volume. Quando si raggiunge una massa maggiore di 50 grammi per metro quadro, un rapporto tra le pressioni ventricolari di 1 e un setto piatto, si può considerare di fare lo switch. Questo può accadere nei primi 10 giorni, oppure può accadere più tardivamente, quindi può essere necessario aspettare anche 2-3 mesi prima di ottenere questi risultati. Il retraining però è parecchio difficile perché il ventricolo decondizionato non tollera bene il bendaggio, quindi in circa un terzo delle persone e dei bambini trattati con il retraining è necessario stringerlo anche a distanza di una settimana quando il ventricolo incomincia ad acquisire massa e quindi sono necessità di reinterventi. Ha una mortalità non iniqua, dal 5 al 9,7%. E una sopravvivenza in realtà a 5 anni non eccellente, considerate che la correzione di switch al giorno d'oggi fatta nelle prime 2 settimane ha una mortalità di circa l'1-2% e una sopravvivenza attesa del 98%, quindi non sono valori nettamente inferiori a quello che è il gold standard. Per quanto riguarda invece il momento di fare lo switch operation a distanza di questo primo reintervento, è più difficile perché vi sono aderenze e questo soprattutto nella preparazione dei bottoni coronarici e di altri accorgimenti chirurgici nelle strutture molto piccole possono essere difficili. E il problema è che il bendaggio può determinare un'insufficienza della valvola che diventerà poi la neoaorta. E inoltre vi è un maggior rischio di bassa frazione di iniezione e adesso vi spiego perché. Sostanzialmente perché questo tipo di retraining in realtà è un retraining ipossico. Cioè il paziente non tiene una saturazione normale all'interno delle coronarie, le quali continuano a ricevere sangue deossigenato e quindi sostanzialmente persiste quel meccanismo di ipossia cronica del miocardio che avete visto prima nelle slide di microscopia elettronica. Il fatto di fare lo switch primario col supporto dell'ECMO ha dei vantaggi con un prezzo da pagare nell'immediato post-operatorio. Prima di tutto l'utilizzo di ECMO è elevato, circa il 6%, che non è una normalità per uno switch primario fatta nell'età normale. E questo uso di ECMO ovviamente espone a un maggior danno neurologico, alla necessità di lasciare il torace aperto, alla possibilità di sanguinamento e di infezioni, quindi con tutte le complicanze collegate a questo supporto. Non vi è un limite definito in letteratura. Si sa che sotto i 6 mesi / un anno, sono casi anedotici, al di sopra di questa età non può essere fatta e quindi per forza va fatto un retraining ventricolare. E ovviamente nelle strutture, nel mondo sviluppato, ha una mortalità bassa perché vi è appunto un accesso al supporto ECMO. Nelle nazioni in via di sviluppo la mortalità è più elevata perché non sempre le risorse sono identiche e si ha accesso a tutte i supporti come quelli che abbiamo nelle nostre ospedali. La ventilazione è ovviamente più lunga perché vengono tenuti in ECMO e ovviamente anche la degenza in ospedale è più lunga. La funzione però è migliore perché ovviamente il ventricolo va incontro a un training naturale legato alle resistenze sistemiche offerte dalla aorta e il sangue che perfonde le coronarie è ossigenato e vi è un minor rischio di insufficienza della valvola aortica e quindi sembrerebbe offrire teoricamente un miglior vantaggio a lungo termine per questo tipo di pazienti che appunto hanno riferito un tardivamente. E noi abbiamo però voluto capire in realtà com'è possibile che questi ventricoli
facciano un retraining, cioè in che maniera rispondono allo switch primario, cosa che non era presente in letteratura in maniera così dettagliata. E quindi abbiamo valutato qual era la massa prima di tutti i pazienti tardivi e come era negli step successivi, nell'immediato postoperatorio e nella dimissione dopo l'intervento. E abbiamo individuato, siccome noi li trattiamo tutti con uno switch primario, abbiamo individuato i pazienti che erano dei cattivi candidati al primary switch come quelli che avrebbero dovuto fare un retraining prima, ovviamente secondo quelli che erano i criteri delle linee guida che vi ho illustrato precedentemente. Invece le TGA, diciamo così, tardive, non con tutti quei criteri di malignità, erano state identificate come i candidati ottimali per fare uno switch primario in quanto si presentavano con condizioni migliori. Abbiamo scelto un time frame di 3 anni, uno studio che ha condotto una collega cardiologa insieme a me, che adesso lavora qui in un ospedale di Milano che si chiama la dottoressa Raso, e sostanzialmente in questi 3 anni abbiamo identificato i candidati cattivi, cioè quelli con una massa inferiore a 35 grammi, una banana shape e una geometria sfavorevole, cioè quelli che avrebbero dovuto fare un retraining, rispetto a quelli che avevano meno, che non avevano tutti questi 3 criteri e che quindi avevano un ventricolo decondizionato, ma non così severamente. E quello che abbiamo visto in 45 pazienti riferiti in questi 3 anni, con un'età media sostanzialmente di un mese, cioè praticamente 2 settimane in più rispetto al gold standard, ma vedete che andiamo fino a 121 giorni di vita, quindi una condizione di presentazione veramente tardiva. E abbiamo identificato l'ecocardiogramma in tutti e come vedete la percentuale è significativa di pazienti in cui il ventricolo sinistro era disfunzionante. La metà avevano una massa inferiore a 35 grammi, 2/3 avevano un shape del ventricolo a forma di banana e un quasi 50% avevano un'anatomia non favorevole. E quindi una grossa quantità di pazienti presentavano delle caratteristiche di un ventricolo decondizionato. I gruppi erano formati da 29 pazienti in cui c'era uno di questi fattori o 2, e invece i candidati peggiori erano 16 e presentavano tutti i 3 criteri che vi ho indicato sopra. Non vi tedio con questo tipo di tabella molto lunga, ma sostanzialmente per farvi vedere che la popolazione come demografica non è diversa né per il tipo di TGA né per il tipo di coronarie, è diversa in realtà per la presentazione della disfunzione ventricolare, perché l'abbiamo selezionata noi, la popolazione è così, ma la cosa un pochino interessante secondo me che già si capisce è come la presenza di un dotto in realtà determina un po' la storia di questi bambini, in quanto avere un dotto di 2,5 mm ti fa diventare un candidato ottimale anche se tardivo, e quindi il ventricolo non si decondiziona così velocemente rispetto ai pazienti che si presentavano in condizioni peggiori, in cui solamente uno aveva il dotto aperto. Quindi il chiudersi del dotto accelera il decondizionamento ventricolare. Questa cosa è anche diciamo così importante perché in alcuni paesi in via di sviluppo come l'India, quando ci sono alcuni gruppi che alla presentazione tardiva, se il dotto è piccolo, eseguono uno stenting del dotto senza fare ulteriori interventi se il D è restrittivo, in modo da fare un retraining senza la necessità di procedere con un intervento e poter fare lo switch in condizioni migliori. Come vedete, l'ecocardiografia e tutti i parametri nel gruppo dei candidati peggiori ovviamente sono francamente significativamente ridotte rispetto ai candidati ottimali, però qualsiasi cardiologo guardando i dettagli noterà che anche i candidati buoni in realtà avevano dei parametri pessimi, cioè se vi faccio un esempio della massa, la media dei candidati buoni era 40, quindi 5 grammi sopra il valore medio per metro quadro, quella dei candidati peggiori era 24, quindi ben
11 grammi in meno rispetto a quello che era il cutoff. Quello che si può vedere in questo grafico, in realtà la linea tratteggiata indica la massa del ventricolo come avrebbe dovuto essere se fosse un ventricolo normale. Come vedete, tutti i candidati a parte 4 che avevano dia restrittivo e dotto ampio hanno una massa significativamente inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere il loro valore. A questo punto, per verificare che il dotto permettesse di mantenere una massa migliore, che era la nostra impressione, abbiamo visto che dividendo i pazienti per le dimensioni del dotto vi era una differenza significativa tra avere un dotto maggiore di 2,5 mm con una massa sostanzialmente quasi normale di ventricolare rispetto a non avere un dotto che aveva una massa la metà rispetto ai pazienti con il dotto e significativamente ridotta. Quindi fondamentale che il dotto rimanga aperto, e questa cosa è ovvia nelle nazioni sviluppate perché c'è l'accesso alle prostaglandine, non è necessariamente quello che succede in paesi in via di sviluppo, perché magari non hanno accesso appunto neanche alle prostaglandine. Per quanto riguarda la strategia che noi approcciamo, sostanzialmente vengono tutti fatti in moderata ipotermia, ovviamente in bypass come tutte le switch. All'epoca dello studio utilizzavamo custodiol come cardioplegia, adesso in realtà utilizziamo solo del nido, la custodiol l'abbiamo abbandonata. E viene fatto uno switch atriale normale con la manovra di Lecomte, come qualsiasi tipo di switch, e l'unica cosa particolare che noi facciamo, ci sono due scuole di pensiero: non facciamo la trapdoor generalmente, ma reimpiantiamo le coronarie in un punch, utilizzando un buco sull'aorta fatto con un punch. Lasciamo sempre il torace aperto in questi bambini con un catetere da dialisi peritoneale, non per filtrare attivamente e sopperire la funzione del rene, ma sostanzialmente per ridurre la pressione intradominale in caso di ascite, quindi in modo che la pressione intradominale non interferisca con la funzione cardiaca. La parte chiave di questi pazienti è il weaning dal bypass, e sostanzialmente abbiamo una soglia in cui usciamo in questi bambini sempre con 0,05 di epinefrina. Quando utilizzavamo la custodiol, mai col mirinone, perché c'era una, osservavamo una forte vasodilatazione. Invece adesso che utilizziamo la del nido, a volte un minimo dosaggio lo iniziamo già in sala operatoria. Per quanto riguarda in realtà l'utilizzo dell'ECMO, possono sembrare dei criteri indicativi molto bassi per il supporto ECMO, però abbiamo visto che i pazienti a cui noi non l'avevamo messo l'avevano necessitato nelle ore successive. Quindi in realtà, in base al supporto in otopo, se la pressione è nel limite inferiore di quello per normale per età, con supporto non massimale, cioè sostanzialmente quando l'epinefrina è a 0,1 o vi è la necessità di inserire la norepinefrina e la pressione atriale sinistra è tra i 10 e i 12, andiamo elettivamente in ECMO in sala operatoria e lo posizioniamo con una canulazione centrale, però se possibile non mettiamo mai un vent atriale sinistro, perché vorremmo lasciare e vogliamo lasciare un po' di volume nel ventricolo. Poi vedrete anche perché aiuta appena inizia a contrarsi ad avere quel sovraccarico, quello stimolo ventricolare per fare il retraining. Come vedete, la chirurgia non vi è differenza in termini di durata per quanto riguarda l'intervento. Ovviamente le giornate a sterno aperto sono più elevate nei pazienti che hanno necessitato quelli tardivi, perché hanno una più alta incidenza di ECMO, ma come vedete le complicanze, siano esse neurologiche o infettive o comunque di altre complicanze legate all'intervento, sostanzialmente non vi è differenza tra i due gruppi. Non vi è differenza anche nel numero che hanno di pazienti che hanno necessitato l'ECMO, ma questo è dovuto al campione piccolo, perché vedete che sostanzialmente l'utilizzo dell'ECMO è quasi il triplo, cioè il 7% contro il 18%.
A questo punto vi ho piacere di farvi vedere un nostro paziente. Questo è uno dei cattivi candidati, vedete un ventricolo banana shape, tutto schiacciato dal destro, con una massa minima, vedete gli spessori sono veramente piccoli. E a questo paziente abbiamo fatto uno switch primario e il risultato dell'intervento ovviamente è uscito in ECMO e vi vorrei far vedere come appare il ventricolo appena posto in ECMO. Ed è la cosa che mi ha scioccato all'inizio quando ho raggiunto San Donato, perché ho detto questo cuore è impossibile che recuperi. E sostanzialmente, come potete vedere, non c'è nessuna contrattilità, ventricolo fermo, pieno, si apre la valvolina mitralica per cortesia, ma sostanzialmente non c'è nessun tipo di contrattilità, quasi nulla. In realtà poi la contrattilità di questo cuore incomincia partendo dalle fasi apicali, dopo circa 48 ore o 72 ore di supporto ECMO inizia a contrarsi dall'apice, e questa contrazione dall'apice risale verso la base del cuore. Non so spiegarvi la ragione, ma questo è quello che abbiamo osservato nei nostri pazienti, e come potete vedere piano piano recuperano contrattilità e permette appunto di essere svezzato dall'ECMO in genere in 5-7 giorni dal supporto. E la cosa interessante è che alla dimissione la funzionalità ventricolare e la massa, come vedete gli spessori sono sostanzialmente tornati normali, e anche se leggermente ridotta, perché vedete che comunque è un pochino ancora bombato, il ventricolo ha una contrattilità adeguata e buona. Il motivo di questo è da ricercarsi nei cambiamenti che avvengono in questi ventricoli sostanzialmente quando vengono sottoposti alle pressioni e alle resistenze sistemiche dell'aorta dopo lo switch. Abbiamo avuto un solo paziente deceduto in questa serie, ma è stato un problema di traslocazione coronarica ed è deceduto per un'ischemia miocardica che non è stato possibile risolvere con un intervento sulle coronarie. E 11% dei pazienti hanno avuto bisogno di ECMO, quindi non un numero eccessivamente, tutti diciamo così supportati per un tempo mediano di 5 giorni e l'ECMO è stato rimosso con successo in tutti i pazienti. E la valutazione, la cosa più importante, come potete vedere, la massa alla dimissione ha raggiunto valori normali mediamente, cioè 58 contro i 33 in cui si partiva in questo tipo di popolazione. La cosa che potete vedere, appunto, tra la valutazione alla dimissione nel gruppo peggiore, cioè i candidati con tutti e tre i criteri di disfunzione ventricolare rispetto agli altri, non vi è differenza. Quindi che un paziente si presenti tardivamente con un ventricolo, passato il termine, brutto, rispetto a un paziente con un ventricolo accettabile, in realtà la dimissione con questo approccio hanno gli stessi spessori, la stessa contrattilità e la stessa massa. Pertanto la capacità di recuperare anche dei ventricoli severamente disfunzionanti è pari a quella dei ventricoli migliori, e questa cosa ci ha, diciamo così, dato un supporto numerico e scientifico a quello che era la nostra pratica clinica, in realtà dettata da esigenze sostanzialmente gestionali dei bambini che non potevano fare un approccio stadiato in quanto non supportato dagli stati che li inviavano presso di noi. Questo è il cambiamento della massa in ogni paziente. Vedete che quasi tutti partono da valori sotto a 35 o comunque inferiore alla normalità, e tutti raggiungono valori di normalità alla dimissione. Gli incrementi è significativo tra il preoperatorio e il postoperatorio in tutti, e raggiungono la quasi normalità per quasi tutti i parametri, a indicare appunto che in 20 giorni, che è il tempo mediano di ospedalizzazione, questi pazienti recuperano completamente la loro funzionalità ventricolare.
Questo ripete il concetto, sostanzialmente, come potete vedere, il recupero della massa, anche se il gap è minore per i candidati migliore e maggiore per i candidati per i bad candidate, in realtà il recupero è uguale per entrambi i gruppi. Sostanzialmente questo studio è uno dei pochi che ha fatto vedere che c'era questo tipo di possibilità di recuperare in questo breve tempo con questo approccio anche pazienti tardivi, cioè si sapeva clinicamente che si poteva fare, ma non era stato quantificato con che velocità e in che quantità questo retraining di questo ventricolo disfunzionante avveniva in questo tipo di operazione. Ovviamente c'è da considerare che in questo tipo di studi c'è un bias di selezione legato alla sopravvivenza, cioè tutte le TGA che non sono state diagnosticate, non hanno sopravvissuto fino a raggiungere la nostra struttura, ovviamente non sono considerate, quindi è possibile che noi, per una questione di organizzazione, abbiamo solo visto i pazienti migliori, diciamo così. E ovviamente, non avendo noi uno spettro di paziente fino a un anno di età, non abbiamo potuto né confermare né, diciamo così, contraddire quel cutoff indicato di circa 6 mesi, un anno, in cui è necessario fare un doppio switch. Vorrei concludere sostanzialmente con queste conclusioni di questo studio, che in realtà sono un messaggio un pochino in generale, cioè se vi si presenta un paziente tardivo, fate le considerazioni su quella che sono la sua funzione, ma se non vi sono controindicazioni la chirurgia, fate uno switch primario, perché anche se supportato con ECMO, le complicanze e i risultati a lungo termine sono nettamente migliori. Ovviamente parlo nei primi 3-4 mesi di vita, perché intorno a 6 mesi e un anno ovviamente diventano pazienti completamente diversi. Io vi ringrazio dell'attenzione e sono disposto a prendere le vostre domande. Ovviamente spero di aver generato un po' di curiosità o di discussione. Mauro, mi senti? Sì, Alvise. Tanto grazie per la bellissima presentazione. Non so se Vladimiro vuole iniziare lui la discussione. Sì, intanto mi senti, Mauro? Sì. Allora, è un argomento sicuramente molto interessante questo, no? E che comunque non trova quella che è una linea guida. Io mi ricordo, non so, 15 anni fa, che avevo assistito a una relazione di Redmond Burke, che aveva fatto al congresso di Castagnoli in Guatemala, dove parlava delle switch tardive che lui faceva per tutti i pazienti che arrivavano dal Latino America, no? E diceva che in realtà la sua politica era quella di usare sempre l'ECMO per una settimana, 10 giorni dopo l'intervento di switch primario, sempre, e con quello lui garantiva una mortalità che era comparabile a quella di una switch primaria in un bambino sotto i 15 giorni di vita. D'altro canto, mi ricordo l'esperienza di Simone Spegiorin, che tu conosci, che quando era andato in India mi diceva che là i switch primari li facevano tardivamente in modo rutinario, 6-8 mesi di vita venivano switchati senza bendaggio, senza cose e altro. Poi c'è stato Roger Mee che ha introdotto Castagnoli Natal Rapid 2 Stage, no? 15 giorni e poi del bendaggio switch, oppure il retraining del ventricolo Roger Mee. Diciamo che quindi ECMO sempre, ECMO mai, interventi in due stadi. Io voglio chiedervi, nella vostra esperienza, questa politica dei due stadi ha dato qualche tipo di problematica? Cioè lo shunt può dare dei problemi? Cianosi, si chiude lo shunt? Il bendaggio lasciato tardivamente può dare problemi a livello della valvola che poi verrà trasportata o usata come valvola funzionalmente sistemica? Perché ovviamente fare due interventi al prezzo di uno ovviamente può condizionare quella che è la mortalità ma anche la morbidità di questi pazienti e anche l'outcome. Allora, posso rispondere in parte con la nostra esperienza, nel senso che avendo questo bias di fare switch primari in tutte le TGA, retraining non lo facciamo quasi mai per le TGA 7, intanto lo facciamo ovviamente per quelle che sono le CCTGA. Però quello che abbiamo visto sostanzialmente è che
il doppio switch hai soprattutto nei pazienti con un, scusate, non il doppio switch, ma lo switch in due stadi, vi è una grossa difficoltà a fare un bendaggio efficace che ti permetta di far crescere la massa, perché questi ventricoli non tollerano bene il sovraccarico di pressione che tu gli dai con il bendaggio, e quindi va fatto lasso all'inizio e poi va stretto nei primi 2-3 giorni, quindi devono stare comunque a torace aperto, e quando è lasso non hai il problema dello shunt, poi però man mano che il ventricolo migliora e che tu stringi questo bendaggio, poi incominciano a desaturare, quindi hanno bisogno dello shunt. Quindi effettivamente due interventi sono il minimo per questo tipo di, diciamo così, il primo intervento, l'aggiustamento di quella che è il setting del retraining, e poi c'è ovviamente lo switch. Sull'insufficienza della valvola, abbiamo avuto qualche insufficienza della valvola, però ovviamente, come ti dicevo, non nelle TGA 78, perché facciamo la correzione primaria. Diciamo che quando noi andiamo in missione in paesi in via di sviluppo, ovviamente non facciamo questo tipo di approccio, ma un switch atriale, ovviamente, se il paziente non può venire da noi, è la soluzione che garantisce la miglior sopravvivenza, ecco, per questi bambini. Quindi ci si deve imbarcare in questo approccio solamente se si ha l'ECMO di backup. Non l'abbiamo utilizzato su tutti, perché come molti centri in Italia non abbiamo un ECMO team H24, e quindi lo utilizziamo elettivamente, lo posizioniamo nei pazienti che abbiamo identificato essere quelli che potrebbero, diciamo così, averne bisogno, e non lo usiamo su tutti, perché ovviamente c'è un burden di complicanze che sappiamo qual è, cioè o uno ha un technician ECMO H24 sempre in sede, o se di notte non è presente lo specialist ECMO, o comunque non è seguito in maniera attenta come nei centri nordamericani dove lavora Burke, magari i risultati del supporto non sono identici a quelli che possiamo far avere noi, ecco. Comunque, congratulazioni per i risultati, la casistica è fantastica, voglio dire, quindi aiuta molto, secondo me, centri che hanno queste problematiche in modo tardivo, che sono centri ovviamente del mondo altro, o centri come voi che accolgono malati da paesi stranieri che comunque arriverebbero tardivamente. Grande, Mauro. Grazie, grazie Vladimir. Sì, non so, l'unica domanda che avevo, insomma, era per il discorso di cui parlavi, per il ruolo del dottor Terioso, no? Cioè, come protettivo, tra virgolette, sempre nell'ottica dei due stage, cosa, cioè, nel senso, se dovete fare retraining, quindi bendare, il dottor tendete a cercare di tenerlo aperto, o insomma, se è aperto bene, se no. Allora, se dobbiamo fare un retraining, noi mettiamo sempre uno shunt, perché se il paziente non dovesse fare un retraining rapido e dovesse andare incontro, avere la necessità di alcuni mesi, ovviamente o deve andare in un appartamento di supporto che gli forniamo noi dall'ospedale, o deve tornare nel proprio paese d'origine, quindi non potrà fare le prostaglandine. Quindi non teniamo il dotto aperto con le prostaglandine. E come policy di centro non mettiamo lo stent nel dotto in pazienti che non possiamo seguire in maniera accurata e debbono tornare in paesi lontani dove non potrebbero fare il follow up. Quindi sostanzialmente facciamo uno shunt, non teniamo mai il dotto, diciamo così, pervio con prostaglandina con uno stent, per questa scelta di policy di centro. Gli indiani invece, come ti avevo accennato, cioè, hanno pubblicato recentemente la loro esperienza di stenti nel dotto, ottenendo degli ottimi risultati, quindi questi pazienti possono anche non dover fare chirurgia, ma semplicemente posizionare uno stent sul dotto. Non va fatto il Rushkin, ma se è un riferimento tardivo probabilmente non hanno avuto neanche la possibilità di farlo, e quindi sono sopravvissuti perché avevano un DA adeguato per permettergli un mixing, garantirgli evitargli una desaturazione, ma non così grande da fare un detraining, e quindi in questi pazienti particolari
lo stent sul dotto può essere semplicemente la cosa di cui hanno bisogno senza neanche posizionare il bendaggio. E questa case series che hanno presentato ha effettivamente dimostrato che basta quello, fatto salvo un setto interatriale con una moderata restrizione.